Il progetto sulla realizzazione di una bretella autostradale che collega Basciano a Roseto degli Abruzzi non convince il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che durante l'incontro di questa mattina ha espresso le proprie perplessità. Secondo il primo cittadino, infatti, la strada non solo sarebbe una parallela della Teramo Mare, ma finirebbe per tagliare la città dal traffico veicolare, con gravi ripercussioni anche sul piano economico. Non avrebbe tutta questa utilità investire tanti fondi per realizzare una strada che sarebbe un doppione di qualcosa già esistente, e i soldi potrebbero essere utilizzati diversamente, per esempio nella realizzazione di un prolungamento della pedemontana dalle Marche verso l'Abruzzo, che a detta del sindaco Brucchi, oltre ad essere sicuramente più necessaria, valorizzerebbe il patrimonio collinare. Per il neo sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, invece, la bretella andrebbe a decongestionare il traffico sulla statale 150, eliminando i disagi per chi deve raggiungere Roseto. Il progetto del gruppo Toto prevede sostanzialmente un nuovo assetto autostradale della 24 in Abruzzo. L'attuale barriera autostradale di Basciano verrebbe spostata all'altezza della rotonda, creando un casello tra Basciano e Roseto. La nuova bretella, da 24 km, sarà realizzata con soldi privati di Toto S.P.A., un progetto di oltre 6 miliardi di euro che Strada dei Parchi conta di recuperare con un aumento del pedaggio fino al 2%. Nell'incontro, voluto dal presidente della provincia Renzo Di Sabatino, tra i presenti, oltre alla sindaco di Teramo e Roseto degli Abruzzi, i sindaci di Basciano, Cellino Attanasio, Cermignano, Morro d'Oro e Canzano. Entro fine anno, Strada dei Parchi conta di poter avere l'ok dal Ministero per realizzare il progetto.